Se non ho sentito niente, anche se insisto, continuo a non sentire niente. Se ho sentito qualcosa, mi devo accontentare di ciò che ho sentito. Altrimenti, quando il tartufaio mi vuol fregare per distrarmi qua sotto, mi fa: senti che buono, senti che buono. Quanto costa? 300 euro? No, è un po' troppo. Si è più piccolo? Sì, sì, c'è più piccolo, ma senti che buono. Finalmente tu sei intasato. Prende la merdetta che ha, ve la metti sotto il naso, senti che buono, sì sì, è buono anche me. Poi arrivi a casa e dici, ma ecco perché bisogna usarlo molto molto poco, perciò visivo. L'ho già fatto, ho fattivo 1, 2, 3, 4. Lo usate e lo usate così. Grazie. Il numero 4, lo avete votato 1. Questo era un trabocchetto che vi ho messo, è uno dei tartufi che ho sequestrato stamattina, perché è pulito, è a posto, è bello, è sano, certo, fa schifo. Non ho avuto dubbi a levarlo, perché c'è una parte aperta che è stata rotta con lo zappino probabilmente, che è evaporata rapidamente, perciò quel po' di buono che c'era se n'è andato con l'umidità. In più, questo seccume qui mi ha trasmesso di nuovo un profumo cattivo di ritorno. Dall'altra parte, il tartufo era buono, perché ci sono due buchi di lumache. Le lumache mangiano quelli buoni. Però questo era buono, fu buono. Oggi non più. Questo è un tartufo che ha 8-10 giorni. Ecco perché l'ho levato immediatamente, ma questo era per farvi sbagliare, per farvi capire. Da un lato è ancora rispetto, è ancora buono, da un lato. Gli altri tre lati, assolutamente, no. Questo era quello che vi ho detto, non vi dico che ne ho avuto fatto un po' troppo.